Allora, chiedo scusa, adesso ne passiamo le telefonate. Ci sono i telespettatori a tutta Italia che chiamano, sono arrabbiati perché non li passiamo. Uno addirittura mi diceva, l'Elisabetta in regia, ha chiamato già 3 o 4 volte che vuole intervenire. Andiamo con ordine. Chiedo quindi rapidità a tutti coloro che intervengono perché così possiamo passare più telefonate. Sentiamo la prima. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Sì, pronto, buonasera. Con chi parliamo? Chiamo da Feltre, Belluno. Il nome non ho capito perché è andato giù l'audio. Francesco, Francesco. prego, le chiedo gentilmente, non è bello, ma la devo chiedere un po' di rapidità. Grazie, Francesco. Va bene, io volevo chiedere una cosa. Allora, invece di fare queste manifestazioni, che secondo me non servono a nulla, perché non facciamo un bel sciopero fiscale e non paghiamo più niente, nessuna tassa? Vediamo cosa ci rispondono i nostri politici. Ho finito. Bene, grazie alla telefonata, poi sentiremo il pensiero. Muraro, può rispondere rapidamente, non paghiamo nessuna tassa. Magari sono qualche anno, lo diciamo noi. Il problema è che quando che fai lo sciopero fiscale ci troviamo, come tante proteste di sindaci, che ti trovi su 500 sindaci in Regione del Veneto, ci sono tre che lo fanno e il resto no. Se le tasse non le paga l'80% dei coloro che devono pagarlo, il 20% viene massacrato. Equitalia va là e rasa al Al suolo suolo tutti tutto. quanti. Peggio di Telef Annibale. telefonata, sentiamone un'altra. Pronto? Buonasera, non vi parliamo da dove? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto, dottore? Sì, buonasera, la sento, con chi parliamo? Antonio. Sì. Antonio da Roma. Che tempo fa a Roma, Antonio? Le chiedo ogni volta io. Allora, Così sì, lo lo sa chiedo. perché, lo sa perché glielo chiedo? Perché magari uno pensa, no? La televisione di Padova e del Veneto che c'è la gente da Roma che ci chiama, ma è la verità, non è che stiamo giocando. Cioè, allora voglio far capire alla gente che la sua telefonata è veramente da Roma. Se vuol dire anche la via dove abita, non veniamo a trovarla, però se vuole per la praia, dove abita Cosa vuol Roma, dire? Antonio? Sì, guardi, la posso dire, via Piazza 69, zona Colle Salario, non c'è problema. Beh, io non sono capito nulla, se lo Ah, conoscete voi, la conoscete, ecco, sì, perché c'è uno che dorme sempre davanti, un giorno verrà anche a casa sua Antonio a dormire, che dorme a Montecitorio, quindi è vicino a casa sua. Prego, Antonio, chiedo rapidità anche a lei comunque, eh. dottore, lei mi ha chiesto l'altra volta perché guardo la vostra trasmissione da Roma, perché è una bellissima trasmissione. Innanzitutto voglio unirmi al cordoglio per quell'imprenditore che purtroppo, l'ennesimo imprenditore che si è suicidato. Avete fatto un omaggio doveroso e bellissimo. La guardo perché vedere un leghista, il presidente Muraro, dare ragione, giustamente, e non c'è nulla di male, ma è bellissimo, ha un siciliano. In questo caso era il rappresentante dei comitati o dei forconi in Sicilia del 9 dicembre, è una cosa bellissima. Voglio fare i complimenti, dico l'ultima due cose, al rappresentante nello studio appunto dei comitati del 9 dicembre, che porta con onore quella bandiera che c'ha in collo, perché ha detto dei concetti che condivido un'analisi perfetta. Finisco con dire un'ultima cosa. Come diceva giustamente, è stato detto nelle vostre trasmissioni, lei lo sa, non me ne sono persa neanche una. È stato detto più volte, come ha detto giustamente il professore Casi, ne ribadisco un concetto che l'altra volta. Io non credo al leader, non credo al leader carismatico. Ha ragione il professore Casi, l'abbiamo detto più volte. Da soli non ce la si può fare. Noi abbiamo sempre detto che sarebbe ideale, ma è difficile fare un processo costituente, rifare una sorta di costituente. O, come diceva il rappresentante di quel 9 dicembre, attuare la Costituzione, o al limite rifare la Costituzione. Se non si fa questo, io credo che prima o poi i cittadini, in qualche altra maniera, perché questa classe politica, come è stato ribadito, è vecchia e incapace. Grazie. Grazie Antonio, abbiamo ancora telefonato, chiedo la regia, se abbiamo ne passiamo, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto, buonasera, sono Davide, parlo dalla provincia di Verona. Prego, signor Davide, rapido anche lei. Ah, niente, volevo chiedere al signor Muraro, no, che prima parlava di Italia-Roma, perché non comincia a tagliare dal Veneto qualcosa? Ci sono 40 ospedali nel Veneto in più che non servono a niente, primo. E se lei prende il treno e va alla stazione di Venezia, c'è un palazzo lì della regione che lavorano fino alle 2 del pomeriggio. Dopo non c'è più nessuno che lavora, cominciamo a far lavorare quelli prima di tagliare a Roma, a chiedere al presidente Zaia che faccia questi tagli.
allora si può unire a quelli dei forconi. Grazie, buonasera. Grazie a te, Fronta Muraro. Ma va, sulla sanità, credo che il Veneto non a caso è stato. Non voglio mai parlare impropriamente a nome del presidente Zaev, benché io non sono in regione, ma però il Veneto è stato preso ad esempio sui costi standard a livello nazionale per la virtuosità, per l'economicità che stanno facendo, per il buon lavoro. Per cui credo telefonata, è stato chiaro nella risposta a Muraro. Chiedo scusa se vi interrompo, ma ci sono tante cose ancora da farvi vedere. Sentiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Buonasera, sono Gianni di Mestre. Mestre, chiedo anche a lei rapidità. Gianni, sì, certo. Prego. E niente, io ho sentito Letta oggi che annunciava che verrà tolto il finanziamento ai partiti, certo. Però non ha avuto il coraggio di dire che comincerà dal 2018. Certo, ci vuole tempo, è ovvio, perché però doveva dirlo. È vero, non ha ragione. Non ha detto in diretta che cominceranno dal 2018. Guardi che... Se hanno bisogno di soldi i partiti, fanno le primarie ogni 3 mesi e prendono su milioni e milioni di euro. Grazie alla telefonata. Buonasera. Sentiamone un'altra telefonata, poi davvero ce ne sono tantissime telefonate, abbiamo intasato i centralini, davvero. Sentiamo, questo anche a merito ovviamente degli ospiti che abbiamo questa sera, perché hanno fatto dei ragionamenti interessanti per i nostri telespettatori, che sono la cosa a cui noi teniamo di più. Sentiamo la telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Con Antonio da Verona. Prego, signor Antonio. Ecco, il Barberani, il Simoni, il Galloca e tanti altri nostri conterranei pubblicatissimi e sicuramente letterati hanno scritto tutti chi è bugiardo e ladro. Allora, siccome un sindaco che si trincera dietro di dire ma il mio funzionario non firma e io non posso farci niente, quel sindaco è un bugiardo e quindi è anche un ladro, perché i voti quel sindaco li va a chiedere ai cittadini, e allora quel sindaco dice a quel funzionario vai a casa, vai dal prefetto, e il prefetto cosa fa? Denuncia tutti i cittadini. Allora il patto di stabilità lo deve svincolare il signor sindaco, è lui che ha chiesto i voti al popolo ed è il popolo che gli dice o è il sindaco sveglia perché sei un bugiardo e sei un ladro. Ecco, grazie. Signor sindaco, donna, ha capito chi è lei? Lei è una bugiarda ed è una ladra, perché va non bene, è vero che va il bene. Funzionario la lasciamo stare, la abbassiamo l'audio, grazie alla regia. Chiedo a tutti gentilmente un comportamento, chiediamo scusa noi certo, perché chiudiamo eventualmente davvero le telefonate, perché noi le passiamo in maniera corretta, chiediamo scusa come ma televisione. La risposta va data, perché io capisco che i cittadini queste cose non le capiscono. Termino, però, che noi abbiamo il numero di telefono, quindi sappiamo dove sono, come si chiama, quindi possiamo anche seguire le vie legali. Prego. No, io volevo solo dire, non voglio seguire vie legali perché probabilmente i cittadini non capiscono questi meccanismi, guardi che un sindaco, e questo lo dico a tutti, e tutti lo sanno, non può licenziare nessuno, non può neanche chiedere al prefetto di licenziare qualcuno, neppure se questo non lavora, non può essere fatto. Purtroppo c'è un garantismo grossissimo per quello che riguarda gli indipendenti pubblici, è un dato di fatto. Le assicuro, non sono né ladra né bugiarda, anzi le mie schiettezze conoscete. Si vede dal viso. Blocchiamo, non so se ci sono telefonate in linea, perché non vorrei chiuderle. Ce ne sono ancora, l'ultima, mi raccomando, l'ultima, perché abbiamo ancora cose da farvi vedere, sono le 23, 15 minuti più, minuto meno. Sentiamo la telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Pronto, buonasera, sono Stefano da Vigonza. Stefano, stia calmo per cortesia, prego. Stia tranquillo che io proprio non mi dissocio da tutti questi attacchi verbali infondati nei confronti di chi riveste pubblici incarichi, perché io... Anch'io capisco qual è il discorso di queste cose. No, io voglio intervenire per fare delle cose che io mi sono sempre chiesto, ho detto, ma con l'articolo 3 della Costituzione siamo tutti uguali davanti a certe cose o cambiamo davanti a altre cose? Mi spiego subito. Perché ai lavoratori autonomi, va bene che lo rischiano tutto quanto, è data la possibilità di detrarre le spese che sostengono, mentre per noi dipendenti purtroppo
noi non possiamo andare sulle spese mediche. Ci vorrebbe una legge che facesse che questo è, il ragionamento non fa una piega, il ragionamento non fa una piega, è proprio il sistema Italia che non funziona, in America non è così, in Italia è così purtroppo, bisognerebbe cambiare anche questo, ha ragione. Ecco, dopo un'altra cosa volevo dire, se mi permette, mi sembra essere abbastanza calmo, è rispettare tutti quanti, perché anche noi, tornando a questo discorso, non si fa, tu guadagni 1000 in un anno, dimostri che hai speso 900, noi ti tassiamo sui 100 e sono rimasti, manteniamo, così secondo me sarebbe le cose più uguali per tutti, più sarebbe, cosa alla possibilità di vita di tutti quanti. È un'altra proposta valida, io mi auguro che qualche politico l'ascolti, perché sono tutte proposte valide quelle che stai facendo lei. Grazie della telefonata, devo chiudere davvero, perché come dicevo il tempo è tiranno. Allora, siamo andati nell'azienda Electrolux e abbiamo intervistato i dipendenti, sentiamo cosa dicono. Dal mio punto di vista no, perché l'Electrolux faceva 2 milioni di apparecchiature 10 anni fa e fa 2 milioni di apparecchiature anche adesso. L'Electrolux sta portando via la fabbrica di qua con incentivi europei, ha fatto una fabbrica in Polonia dove non paga tasse, sottopaga gli operai. Il modo in cui è stata costruita questa Europa gli consente di trovare spazi in cui è più conveniente insediare le fabbriche, però non si può pensare che tu vai su un territorio, lo depredi e lasci macerie quando vai via. Noi lavoratori oggi paghiamo le riforme che non sono state fatte negli ultimi 20 anni. È difficile da dire ai bambini. Ma un attimo. È difficile da dire ai bambini. Ma come ha detto mia moglie, scherzando, dobbiamo dire anche che Babbo Natale è in un momento povero anche lui. Questa è la verità. Mi auguro che le istituzioni, in questo caso il nostro governo, Letta o chi per esso sarà un domani, ascolti le parole degli operai e che faccia qualcosa realmente per le famiglie, per i figli. Cosa volete che vi dica, Croatto? Cosa le devo dire di fronte a un'intervista del genere? Stasera tra lui e l'altro mi vengono i brividi. Cioè, cosa vuole che dica? Ma non sto facendo retorica o cinema perché non devo farlo, però mi sembra di vivere nel 200, no, io non vivevo 200 anni fa, ma mi sembra una cosa fuori dal normale. Siamo veramente giunti a un degrado incredibile. E questo degrado, in definitiva, ha portato a una fuga di tutte quante quelle che sono le aziende in Italia, e inevitabilmente ci troviamo senza la possibilità di dare lavoro. Senza lavoro la gente non ha i soldi, non avendo i soldi si blocca tutta la macchina, non è che sia molto difficile capirlo. Io vorrei dire che il tempo ormai è scaduto, cioè gli italiani a questa grossa difficoltà che hanno nel riuscire a sopravvivere, perché ricordiamoci che sì, è morto l'imprenditore e che mi dispiace moltissimo, anche perché noi andiamo via dicendo resistete che prima o poi cambia qualcosa. Quando un italiano muore e un governo, non un italiano, stiamo parlando di solo 120 morti quest'anno, e un governo non fa neanche un giorno di lutto nazionale, perché di fronte a queste morti... E aggiungo, Equitalia va a chiedere i soldi alla moglie del morto. Questa è poi un'altra pazzia, è una follia, non esiste. Quindi questo degrado, e poi pensiamo anche a quella poveretta che è morta perché non gli abbiamo tagliato il gas e la corrente elettrica, e muore di morte di freddo. Certo. Sono tutti fenomeni di questo genere qua, che non posso accettarli nel mio paese. Non esiste. Quindi io credo che anche qua i sindaci devono fare qualcosa, devono cercare di dare una mano, di capire quali sono le difficoltà di questa gente. Poi anche appunto sul discorso della legge elettorale, ripeto, è ancora da Monti che stiamo cercando di fare la legge elettorale e non l'ha fatta nessuno. Cioè siamo qua che aspettiamo, adesso si cominciano a muovere. Anche perché la consulta ha detto che bisogna farle, dunque adesso esatto. Bisogna. Poi ricordiamoci che il paese, un bel paese, è il bel paese delle tangenti, ed è sempre stato il paese delle tangenti. Io ricordo
tanti fenomeni e mi hanno raccontato tante cose riguardo alla costruzione di strade, di autostrade, e sono stati tutti quanti tangenti che volano a destra e a sinistra. Non si può andare avanti. Professor Manocase, nell'intervista che abbiamo sentito dei dipendenti dell'Electrolux, sanno benissimo com'è la situazione, hanno detto: noi facciamo più lavatrici dell'anno scorso, ne facciamo, cioè facciamo tante, anche perché c'è la legge che se tu prendi una lavatrice dentro quella usata, lo Stato ti sconta e via scorrendo. Però ha detto: qui costa troppo, le portiamo all'estero. Ci sono, ne abbiamo già parlato, centinaia se non migliaia di aziende che vanno via. Cosa si può fare, professore? Abbassare il costo del lavoro? Cosa deve fare lo Stato per non far più uscire queste aziende dall'Italia e riprendere l'economia italiana? Ma il metodo è come viene fatta l'Europa. Non è il problema di fare l'Europa, è come viene fatta, quale metodo viene utilizzato, ed è come il problema dell'immigrazione. Non si può arrestare, però si può organizzare, e manca l'organizzazione, ma soprattutto quello che conta qui sono i poteri forti. Allora, l'Europa è a due vie. C'è la vecchia Europa, che è quella, diciamo, capitalista tradizionale, e l'altra metà invece appartiene ai paesi ex comunisti che non hanno cresciuto una propria economia. Per spostare questa economia nei paesi, negli ex paesi comunisti, spostano le aziende, e per fare questo cosa fanno? Finanziano le aziende che stanno bene sul territorio. Ma per quale motivo? Perché la capacità di acquisto dei nuovi paesi è talmente bassa che devono abbassare il costo generale a svantaggio dei paesi che sono industrializzati. L'industrializzazione, la cosiddetta globalizzazione, è sostanzialmente questa: spostiamo le aziende dove funzionavano, le portiamo su altri paesi, creiamo una catena nuova, catena di economia a basso costo, e quindi possiamo vendere in quei paesi quello che altrimenti dall'Italia o dalla Germania o da altri paesi non si potrebbe spostare perché hanno un costo troppo elevato. Questo è il meccanismo. Allora, questo è nella natura delle cose. È inarrestabile questo fenomeno. Il problema è che va organizzato, va regolamentato e va guidato. Non si può aprire improvvisamente tutte le frontiere e far entrare tutti, e non si può improvvisamente aprire le frontiere e finanziare le aziende ad uscire, perché si creano degli scompensi che sono mostruosi e si creano delle problematiche che non sono poi assolutamente risolvibili. Quando quell'azienda se ne va, non torna più. È impraticabile un ritorno di un'azienda. Allora, i tedeschi queste cose, in parte, non tutte, ma in parte le hanno organizzate. Hanno preso le aziende, le hanno tenute in Germania e hanno dislocato una parte di queste aziende e le hanno organizzate fuori, sia in Cina. In Cina stanno costruendo, se non l'hanno già finito, il centro di produzione automobilistica più grande del mondo. Perché? Perché hanno stabilito che c'è 1,5 miliardi di cinesi che prima o poi si dovranno comprare la macchina. E quindi è un mercato in espansione. E d'altro canto, cosa hanno fatto? Hanno tolto i dazi perché il prodotto, la manifattura cinese potesse invadere l'Europa per riuscire a compensare questa cosa. Solo che chi ci rimette siamo noi, perché abbiamo un tipo di produzione diversa. Loro invece ci stanno, e abbiamo visto nelle puntate precedenti come la nostra esportazione è caduta, invece quella tedesca è aumentata di 15 volte rispetto a quella dell'inizio del terzo millennio. C'è un altro fattore che diventa concorrenza sleale: per quelle stesse aziende che rimangono in Italia troveranno un prodotto a basso costo, perché avranno una produzione a basso costo, e quindi tutto il materiale che verrà importato dalla Polonia, dalla Romania, piuttosto, avrà un costo necessariamente più basso, e soprattutto determiniamo una elusione o un'evasione fiscale finanziata dall'Europa.
perché lì non si pagano le tasse, qui si pagano le tasse e sono altissime. E abbiamo l'Europa che dice a noi di aumentare le tasse per pagare i nostri debiti, e dall'altra parte invece lì con i nostri soldi, perché sono soldi che mettiamo noi in Europa, finanziano le aziende che vadano fuori. C'è qualcosa di illogico in tutto questo meccanismo, è praticamente folle. Allora ci vuole una persona che abbia carattere, va bene, e che non corra il giorno dopo dalla Merkel a stabilire che è un bravo ragazzo e che adesso farà funzionare le cose mettendoci le tasse. Speriamo ci sia. Allora, sono le 11.23.25, la nostra Alice Brantina, la nostra collega, mezz'ora fa è rientrata proprio, ha fatto appena tempo di montare questo servizio, è andata a intervistare i vostri colleghi qui vicino, beh, noi abbiamo un chilometro, metro più, metro meno, i ragazzi, li chiamo ragazzi, quelli del 9 dicembre. Sentiamo cosa dicono ad Alice Bragantini. Siamo alla nebbia, in mezzo alla nebbia al freddo, siamo in mezzo alla rivolta dei forconi di Padova, sul fondo di Corso Stati Uniti. Qui abbiamo con i manifestanti bloccato il traffico sulla rotonda, ma sentiamo la voce di questi attivisti. Appunto parliamo dei presidi che si stanno moltiplicando nella zona, con Luciano Sturaro, che è responsabile di questa manifestazione nella parte di Padova Sud e della Bassa Padovana. Presidi che si stanno moltiplicando, è così? Sì, sì, ogni giorno, oggi avrò avuto 6-7 richieste, forse anche di più, di comitati spontanei che sorgono e mi chiedono di fare un presidio. Ecco, è prevista anche una marcia su Roma, sarà una marcia il 18 dovrebbe essere. Ma la marcia su Roma diciamo richiama cose non piacevoli e la nostra sarà una festa su Roma, oppure facciamo la festa a Roma. Parliamo adesso con Manuel, facciamo un breve bilancio di queste 5 giornate. Allora, noi siamo qua da lunedì e ogni giorno riceviamo molta più partecipazione, la gente comincia a conoscerci, comincia a capire perché siamo qua, per chi lo facciamo per gli italiani, non siamo qua a prendere freddo per niente. La cosa soddisfacente è che stando alle macchine a volantinare, dando i volantini alla gente, vediamo che la gente anche dopo 2 ore di colonna, cioè invece di mandarci o comunque essere arrabbiati con noi, ci capisce, ci appoggia, dice sono con voi. È una frase che sentiamo spesso, è tenete duro. E noi teniamo duro e noi rimaniamo ad oltranza. Diamo anche la voce ai lavoratori, un operaio, un metalmeccanico, Stefano, puoi venire più avanti. Ecco, manca la tutela del Made in Italy. Esatto. Da 97 ad ora in Italia si è perso il potere d'acquisto in quanto abbiamo firmato un trattato che è dei banchieri, che ha impoverito l'Italia giorno per giorno. Da una scatola piena di pezzi del domino ci siamo trovati con una scatola in mano, in quanto i politici che hanno stabilito le regole non tutelano il prodotto nazionale, importando arance dal Marocco, dalla Tunisia e rottamando quelle siciliane. Lo stesso si fa con l'acciaio italiano e quello europeo, tutelando quello cinese. E nessuno dice niente quando l'industria in Italia è chiusa e la gente non lavora. Siamo affamati. Bravo! Avete sentito il pensiero, c'è un altro spezzone, spero di mandarlo in onda, perché mi ha detto la regia che l'Alice ha fatto un'altra intervista da mandare in onda. Antonelli, Gabriele. Lo so, siamo quasi in conclusione, lo so, il punto tra Renzi e quelli del 9 dicembre, le testimonianze che abbiamo sentito, tante cose davvero preoccupanti. Io sono andato a vedere i forconi, o come li chiamano loro, i giornali. Il cittadini italiani. I cittadini italiani, sono cittadini e ho letto una notizia ieri sul Gazzettino dove Letta diceva che questa non è l'Italia. Io sono nato e cresciuto qua. Ho conosciuto questa Italia, ho conosciuto l'Italia produttiva del nord-est e ho conosciuto anche tutta l'Italia con tutti i miei amici. Se questo non è l'Italia, io vorrei chiedere a Letta che cos'è. Noi adesso abbiamo proposto come movimento il reddito di cittadinanza per dare supporto a quella gente che rimane senza lavoro. Vogliamo farlo e vogliamo che tutte le forze a questo punto, data la situazione, dato che questo
questa situazione era già stata avvertita, non è una cosa di oggi, è una cosa di anni che va avanti. È l'Europa delle banche, è l'Europa che dobbiamo andare a maggio a ridiscutere. E noi del Movimento lo faremo. Io stasera, per quanto, visto che devo prendere l'autostrada per ritornare a Treviso, mi fermo là e mi bevo un bicchiere di vino. Di brulè con cittadini che sono l'Italia. Anche Muraro deve tornare a Treviso, vi fermate magari assieme. Andiamo a vedere la seconda parte di interviste che è riuscita a montare rapidamente la nostra Alice Bragantini. Se la regia le può mandare in onda, così completiamo i contributi. Vediamo, ascoltiamo anzi. Ci siamo spostati dalla rotonda e siamo venuti vicino al gazebo, sempre in corso Stati Uniti. Ecco, la protesta andrà avanti fino a quando il popolo dei forconi non otterrà quello che vuole dal governo. Ma sentiamo ognuno al suo caso, la sua situazione. Parliamo con questa ragazza disoccupata. Gaia, qual è la tua situazione? Allora, io sono disoccupata e stagionalmente sono occupata con un contratto a progetto. Ho anche un'idea ad esempio di questi politici che ad esempio noi subiamo dei periodi di prova. Loro hanno avuto un periodo di prova lunghissimo e quando un periodo di prova non viene superato a noi ci lasciano a casa e facciamo la stessa cosa con loro. Vi lasciamo a casa perché siete stati licenziati. Licenziati! Ricordiamo che questa non è propaganda politica. Infatti, devo correggerti, scusami, ma noi non siamo il popolo dei forconi, noi siamo italiani e siamo qua sotto questa bandiera, la bandiera italiana. Non siamo di destra, non siamo di sinistra, non siamo di centro, non siamo estremisti, noi siamo italiani, non facciamo parte di niente. Ci siamo spogliati dei nostri colori per essere qui, scendere sotto questi colori, bianco, rosso e verde. Basta, bandiera italiana, sempre. L'Italia su tutto. Giacomo, facciamo un ultimo appello ai cittadini per aumentare sempre di più il vostro numero, il numero degli attivisti. Assolutamente sì, un appello a tutti i cittadini italiani, a tutti i cittadini di Padova a venire qui sotto questa bandiera in maniera pacifica, perché siamo rivoluzionarmente pacifici, e chi ancora non ci crede venga qui, ci conosca, senta lo spirito positivo che c'è per cambiare finalmente una volta queste cose, perché siamo assolutamente stanchi sotto questa bandiera. Collega in mezzo al freddo Alice Bernardini, anche il tecnico Nicola Casi, anche in regia a Claudio e a Lucia, davvero per il lavoro che hanno fatto questa sera, sono stati davvero tutti bravi. Marco, in conclusione, è una puntata di quelle bollenti. Chiedo scusa, colgo l'occasione anche con i nostri telespettatori che non abbiamo potuto chiamare, perdonateci, prego. Sì, è emerso anche stasera, è oramai luogo comune affermare che è l'economia che determina la politica e non la politica l'economia. In realtà è l'economia finanziaria che ha determinato la politica e le scelte politiche in questi anni. Invece dobbiamo ritornare a porre il lavoro al centro, come dicevo prima. Porto un piccolo ricordo personale. 19-20 anni fa lavoravo in un'azienda che era in crisi e il mio collega di lavoro era preso dal dubbio atroce se votare all'epoca Berlusconi o Occhetto, in base a quale secondo lui avrebbero coltivato meglio i suoi interessi rispetto ai fondi comuni di investimento che aveva depositato in banca. Non si è accorto che ponendo il centro della sua attenzione sui fondi comuni di investimento l'azienda dopo 6 mesi aveva chiuso. Intendo dire che purtroppo la nostra società, anche le persone tra virgolette normali come i presenti a questo dibattito di questa sera, in questi ultimi decenni purtroppo siamo stati tutti contaminati dal tema dei soldi, dal tema dei fondi comuni, dal tema degli investimenti, dall'economia finanziaria, e abbiamo perso di vista invece il concetto che il lavoro è elemento socializzante. Il lavoro, chi lavora non contribuisce solo al reddito della propria famiglia, chi lavora contribuisce al progresso economico del paese. Allora l'economia, quindi i comuni,
la regione, le province, tanto che ci sono, ma soprattutto lo Stato italiano, il governo e il Parlamento europeo devono porre il lavoro al centro della loro attenzione, al centro del loro interesse. Gaetano Ferri, rapido, poi un consultivo di Il potere economico finanziario che ci ha portato all'euro, il potere bancario, è stata la politica a portarcelo, con la firma di Prodi, con la firma di D'Alema, con la firma di Ciampi. Noi dobbiamo riuscire a uscire dall'euro e uscire dall'Europa. Non nascondete che la politica ha dato il potere alle banche. Noi cittadini manderemo via le banche, arresteremo i politici che hanno truffato e riprenderemo la nostra strada. Romania, lei domani mattina, anzi lunedì mattina, va all'università e deve spiegare ai giovani, lei insegna ai giovani sociologia, cosa le dirà, cosa le dicono i giovani quando vengono a sentire le sue lezioni? Io per fortuna insegno comunicazione, che è un posto dove si creano delle belle idee e c'è anche ancora una discreta prospettiva di lavoro in questa zona. Se resto sul Veneto, penso a Trebaseleghe, dove un'azienda ha comprato la Moncler e produce molto. Penso alla Riviera del Brenta, non andando lontano da qui, dove c'è una manifattura d'eccellenza delle scarpe. Credo che da quelle manifatture, ponendo al centro il lavoro, come diceva giustamente Marcon, giusto? Bisogna ripartire, che bisogna eliminare il credit crunch, eliminare tutti i costi delle banche che impediscono anche di controllare l'evasione fiscale, ma che non basti, è troppo comodo dire licenziamo i politici come dicevano prima. Il movimento si riconosce nella Costituzione. Proprio così. Ha detto una cosa che è simpatica. Ha detto: se noi facciamo un periodo di prova e nel periodo di prova non andiamo, ci mandano a casa. Questi sono 20 anni che fanno prova e sono ancora lì. Il massimo è che quei ragazzi, come dicevo prima, formino un partito, si facciano eleggere e li sostituiscono. Perfetto. Muraro, l'ultima battuta, poi vado in chiusura e poi siamo a casa. L'ultima battuta. L'ultima battuta non è semplice fare una battuta, sicuramente è una serata importante, ma credo che il movimento 9 dicembre sarà un movimento, io mi auguro che dia un po', permettetemi, il fuoco alla miccia per fare una riforma che sia strutturale, una riforma anche incisiva su questo Stato che ormai si è sclerotizzato su se stesso. Professor Manocasi, a lei la parola di conclusione della puntata, credo molto interessante e toccante sotto certi punti di vista. È una parola di, cioè, la nostra è un'apertura su un problema che è antico come lo Stato italiano. Bisogna cambiare perché è una tradizione ormai storica. Io ricordo il default quando costruirono le ferrovie meridionali, che subito dopo l'Unità d'Italia, e fu un disastro analogo. Ci furono successivamente un certo generale Bava Beccaris che, di fronte a gente come quella che abbiamo visto adesso, in centro a Milano sparava ad alzo zero. Abbiamo fatto una seconda guerra mondiale che era funzionale ad altri e non all'Italia, anche se poi l'abbiamo così un po' portata e glorificata. Abbiamo avuto un fascismo che ha portato il disastro che ha portato. Abbiamo avuto un dopoguerra dove lo stesso Presidente della Repubblica diceva che lo Stato italiano non è uno Stato è uno Stato a sovranità limitata, e questo è terribile a pensarlo, cioè noi non siamo indipendenti, non siamo in grado di decidere quello che vogliamo. Queste sono le conseguenze. E poi soprattutto si è dimenticato, si è portato avanti il concetto del denaro e non il concetto delle persone. E allora ricordo che c'è una tradizione antichissima dove dice rimetti i debiti, che poi fu travolta pensando che fossero i debiti morali, invece erano i debiti reali, rimetti i tuoi debiti come gli altri rimettono i tuoi debitori. E quindi questa è la questione. E ripeto un concetto che ho già dato un'altra volta. Il signor Draghi i soldi li doveva dare agli imprenditori che avevano i debiti perché potessero pagare lo 0,25% di interessi, costringendoli a chiudere i propri debiti con le banche, e le banche avrebbero avuto il denaro per poter investire ed andare avanti. Invece i soldi sono andati a finire alle banche e sono rimasti dentro le banche, prendendo per il collo tutti gli imprenditori che erano in difficoltà e che la difficoltà poi si è aggravata. Questo è il grosso problema.
si sta facendo un'economia come quella che spiegavo prima, quello, l'esodo delle aziende, un'economia esattamente alla rovescia, contro gli interessi dello Stato italiano. Credo che il professor Casi l'ha già detto diverse cose. Allora, dottor Giuliano Croatto, rapido perché chiudo. Rapidissimo. Allora, il signor Sturaro ha, a differenza di noi, dei simboli sui volantini. E quindi noi vogliamo fare stare attenti la popolazione, perché questi simboli non sono proprio partitici, ma si avvicinano molto. Invece noi volevo dire che ci troveremo in Piazza Azzurri d'Italia, l'Arcella, e i nostri volantini sono senza simboli. Unitevi tra di voi, non fatemi ma la cortesia di vedere. Ma abbiamo gli stessi principi, ho il volantino capito. È uguale. Però che non venga fuori, che i comitati, quelli del 9 dicembre, ognuno ha una bandiera diversa dall'altra. No, ma noi non abbiamo, no, noi abbiamo che una non bandiera questo, sola, che abbiamo non la bandiera questo. Italiana. Grazie a Giuliano Croatto di essere stato con noi, grazie a Gaetano Ferrieri, davvero sei stato molto gentile, grazie al sindaco Rossello Olivo di Romano De Zellino di essere stato con noi, grazie, grazie a Gabriele Antonelli, grazie, grazie a Renato Marcon, sindaco di Piazzola del Brenta, sul Brenta, grazie. Scusatemi, grazie a Leonardo Muraro, vi chiedo grazie a tutti perché poi con questa serata di nebbia siete partiti da distanza, siete venuti fino qui, dunque doppiamente grazie. E grazie, grazie a voi, anche, buon Natale a tutti. E grazie ancora a Vincenzo Romania, sociologo dell'Università di Padova, grazie. Grazie professor Manocale, è stata una bella puntata interessante, spero non sia stata grazie anche a lei. Telespettatori, vi ricordo l'appuntamento di giovedì prossimo con Gioventù Politica alle ore 21, condotta dal collega Tullio Trivellato, e poi noi venerdì ci siamo con TV 7 Match. Buonanotte. Wow. Okay. Quello che hai visto che parlavo.